Oggi ragazzi è il compleanno di Gaming Tonight. Gaming Tonight ragazzi ha una storia ormai quasi decennale. Ma voi stareste dicendo in questo momento, ma Luca, ma che cazzo, cosa hai fumato esattamente? Dimmi qual è il tuo spaccino, che magari vado a prendere qualcosa anche io. E a fine video ve lo dico il nome del mio spaccino, anche perché vende roba molto buona. Magari per qualcuno di voi che è di Bari potrebbe anche essere... FBI, open up! Detto questo, comunque no, non mi sono inventato nulla e al momento penso di essere lucido, credo. Oh merda, sono fatto come una pigna. GT ha una storia quasi decennale, quindi che dire? Ho realizzato un video di all'incirca mezz'ora all'indietro nel tempo, un po' di tempo fa, mettiamola così, per quanto riguarda questo argomento. Adesso magari ne faccio uno che dura un po' di meno, in modo che dal momento che quel video l'avevo fatto quando avevo meno di 1000 iscritti probabilmente, adesso realizzo un video specifico sul come è nato GT e lo faccio durare indicativamente 10 minuti, così non vi rompete il cazzo. Per chi se la stesse chiedendo questa cosa, che magari può essere una cosa un po' strana, un po' particolare, GT, l'idea di GT è nata precisamente l'8 giugno 2014. Parliamo ormai di oggi 8 anni. Che cosa era GT inizialmente? GT inizialmente era un canale fatto di amici. Eravamo io e altre 5 persone, sì, inizialmente poi si è unito Enrico, quindi 6. Quindi inizialmente dovevano essere 5-6 persone a gestire il canale, un canale che doveva trattare di un po' di tutto. Andava all'epoca di moda molto FaviJ, lo YouTuber X che faceva contenuti di cose random a tutti gli effetti, e quindi letteralmente il canale aveva l'impronta di essere un canale di gameplay, un canale di recensioni di telefoni, doveva essere un po' di tutto. Ecco, la cosa più sbagliata che ci possa essere, perché non crearsi una nicchia è una cosa molto negativa. Ma detto questo, comunque noi ci provammo, non ce ne rendemmo conto, all'epoca ci provammo. Una cosa che durò veramente molto poco tempo, per quale motivo? Perché a parte il fatto che doveva essere teoricamente una cosa portata avanti per tempo, per tanto tempo, però comunque poi vicino alla scuola, perché noi dovevamo cominciare il quinto anno di superiori, vicino alla scuola diciamo che non è stata tanto bella la situazione, perché comunque poi la gente ha incominciato piano piano sempre di più ad abbandonare l'idea di continuare con la pubblicazione di questo canale, e quindi piano piano è andato sempre più, diciamo, scemando. Teoricamente la pubblicazione era di un video ogni 2 giorni, quindi nemmeno più di tanto rispetto a quello che faccio io adesso, però un video ogni 2, un video ogni 3, insomma questa era la media. Però poi piano piano è andata sempre più scemando, e infatti l'interesse per la pubblicazione verso questi canali social, appunto, sicuramente YouTube oltre Facebook, perché all'epoca Instagram non era famoso, insomma, così come adesso, diciamo che crollò proprio, non calò, crollò proprio. E quindi il canale, sì, inizialmente fece 150 iscritti tra giugno e luglio, però poi crollò definitivamente, perché incominciamo a pubblicare molti meno contenuti. Poi rimasi io da solo, e quindi non essendo abituato a fare video e non avendo anche nemmeno le cose, le attrezzature per fare effettivamente bene i video, continuai sì a pubblicare contenuti, però erano uno molto brutti, e ditemi se volete dei video reaction o delle live dove vi faccio vedere effettivamente questi video vecchi, li commentiamo insieme, potrebbe essere un'idea per far partire un progetto di live streaming su GT. Ma comunque diciamo che erano con un audio veramente pessimo, una videocamera veramente pessima, e comunque dato che erano video di gameplay, teoricamente io dovevo essere sulla cresta dell'onda, e avevo una PlayStation 2, non avevo nemmeno una PlayStation 3, non avevo una PlayStation 4, non avevo niente. Poi vabbè, le ho preso le cose, però comunque non avevo soldi per permettermi giochi nuovi e cose del genere. E quindi diciamo che il canale è andato sempre più in malora, finché non è arrivato dicembre, dove ho detto: oh sì, ci vediamo all'inizio del 2015 con nuovi video. Stop, mai più pubblicato nulla. Wow, una cosa impensabile,
vedendo quello che sto facendo in questo periodo, dove ho incominciato anche a fare short ogni tanto. Wow, bellissimo, bello. Dopo questo periodo c'è stato un periodo di ripresa all'incirca verso la fine della scuola, 2015. Ho incominciato ad avere dei periodi un po' altalenanti, anzi molto altalenanti. Per quale motivo? Perché diciamo che comunque, sì, ho detto facciamo dei video, sì, che bello, video, sì! E poi in realtà non ho fatto nulla. Quello che facevo era realizzare ogni tanto dei video, rubare qualche serie un po' in giro, oppure al massimo pubblicare serie su appunto YouTuber grossi con i 10 video più visti di il vostro caro Dexter, PewDiePie, FabiJay. Sì, provavo anche in questo modo a crescere, ero veramente disperato. Perché? Perché si ha di solito la brutta, vedendo appunto avendo sempre visto, mettiamola così, da spettatore YouTube, ho sempre avuto la brutta idea che, oh mio Dio, su YouTube si può guadagnare, si possono avere i prodotti gratis. Che bello, io comincio, divento uno YouTuber e poi fallisco miseramente perché non ho una minima idea. Ed è proprio quello che non girava all'epoca, cioè non andava bene all'epoca. A parte la costanza, perché la costanza è molto importante, ma anche e soprattutto l'idea. Devi avere un'idea, devi avere una costanza e devi essere. Diciamo, devi essere sicuramente uno di quei content creator che riesce a suscitare l'interesse delle persone. Oltre a questo periodo, insomma, 2016-2017, ho continuato in questo modo, ho aperto anche altri canali nel frattempo, dove i progetti sono nati e morti nell'arco di un mese e mezzo all'incirca. Vabbè, insomma, sì, è stato un fallimento continuo, mettiamola così. Poi per il 2018 ho ripreso a pubblicare video sul vecchio GT, solo che ormai di quei 220 iscritti, non so quanti ce ne fossero all'epoca, ormai me lo sono completamente dimenticato. Di quei 200 iscritti, diciamo che ormai praticamente nessuno più era attivo, perché comunque un canale che ha avuto così poca attività, ha suscitato così poco interesse per così tanti anni. Diciamo che è praticamente un canale morto, anche perché non avevo una community a tutti gli effetti. Ho deciso quindi di fare quello che pochissima gente ha il coraggio di fare, ovvero chiudere i battenti e ne aprirne uno nuovo. E quindi conoscete questo canale che vedete adesso, DGT, da ottobre 2018, fine ottobre. Se non sbaglio, il primo video pubblicato è del 29 ottobre. Ottobre 2018, una roba del genere. Vabbè, comunque in ogni caso, poi come sapete è incominciata la storia di GT, soltanto che ovviamente 5.000 iscritti, ok, sì, sembra tantissimo, perché è tantissimo, però non pensate che sia stata una cosa repentina, cioè insomma ho aperto il canale, ho cominciato a trattare Yugi, mi sono creato la nicchia e la crescita è stata costante. No, la crescita è stata improvvisa, ma veramente improvvisa. Per quale motivo? Perché io ho aperto il canale per fino a ottobre 2018 e fino a agosto 2019 avevo sì e no 200 iscritti. Io non avevo fatto letteralmente nulla di risultati, il canale continuava a non fare risultati. Poi c'è stata una crescita repentina dopo la pausa di agosto 2019. E infatti fino a fine 2020 sono riuscito ad arrivare a 500 iscritti e poi da lì è arrivata una crescita veramente vertiginosa, fino ad arrivare ai 1000 per aprile, e da lì poi c'è stato un attimo di nuovo un calo. Infatti mi ricordo che per l'estate 2020 è stata molto 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 dura. Maggio, giugno, luglio, agosto 2020 sono stati molto pesanti, perché comunque il canale aveva la metà delle views che aveva nei mesi precedenti, nei mesi del lockdown. E poi c'è stato di nuovo un boom da settembre fino ad adesso, sostanzialmente. Ci sono stati ovviamente dei periodi di, diciamo, magra di views, mettiamola così, però comunque sono normali, sono fisiologici. L'importante è che durante quei periodi di magra non si ceda il passo e non si ceda all'idea del, oh mio Dio, non arrivano più i risultati di prima, è un periodo no, quindi abbandono oppure lascio la cinghia. Non è una cosa che va fatta, secondo me, è perché l'ho provata in prima persona sulla mia pelle. Quindi se avete intenzione di aprire un canale YouTube, mi raccomando, dovete avere molta, moltissima, tanti, ma proprio un botto di forza di volontà.
dovete assolutamente essere più forti dei risultati negativi. Io sono stato più forte dei risultati negativi per diverso tempo, in realtà. Perché, come vi ho detto, ottobre 2018, agosto 2019, non ho preso niente. Cioè, se un video mi faceva 50 views era buono, per intenderci. Quindi, alla fine, diciamo che dovete essere molto, 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 tanto, estremamente motivati nel continuare, insomma. Comunque, ragazzi, questa è la storia di GT. Poi la storia di GT in generale la conoscete all'incirca, cioè, seguite il canale. Adesso ci sono 5300 iscritti. Sapete che fine ha fatto il canale e che cosa è diventato in questo periodo. Però è sempre curioso sapere la storia degli altri e conoscere la storia, insomma, di qualche canale che in un certo senso ce l'ha fatta, tra virgolette. Quindi, ragazzi, niente, assicuratevi di avere una nicchia, anche che sia piccolissima, cioè comunque avere la vostra community che si basa tutta su una passione comune è comunque una cosa estremamente positiva. Poi da lì, piano piano, si va verso le stars! E niente. Signori, ditemi qua sotto se volete delle live streaming dove andiamo direttamente a reactare ai video che facevo nel 2014, 15, 16, anche early 2018. Però alcune serie le potete già vedere sul canale. Se tornate indietro, ordinate i video per data di pubblicazione meno recente, potete vedere già roba che è molto 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 vecchia e fa parte di un GT completamente diverso. Detto questo, signori, auguri a GT! Sono 8 anni oggi, oppure se dobbiamo considerare il GT nuovo, dobbiamo aspettare ottobre e considerarli come 4 anni. In ogni caso, comunque, auguri a GT! Detto questo, scrivete tanti auguri qua sotto nei commenti e niente, mi andava di fare questo video un po' particolare perché oggi è effettivamente una giornata carina, mettiamola così, dai, si può dire, sto storto, let's go, facciamo il video così! Ciao ragazzi!